altro racconto che ti volevo fare è quello che mi disse tanti anni fa mio nonno paterno. Mio nonno paterno era di origine di Pianprato in Valsoana, ovviamente Chiolerio, da lì poteva solo arrivare. E mi racconta una storia che non è soltanto leggenda, è tra leggenda e storia reale. Agli inizi del 1700, anzi per l'esattezza era il 14 maggio del 1711, nel piccolo paesino della Valsoana è successo un qualcosa di particolare. Prima di tutto ha nevicato. È nevicato talmente abbondantemente che dalle tre cime dell'Arletta, il Becco e la Marmotta ha nevicato talmente tanto che ha cominciato a scendere una slavina, una valanga enorme, e pian piano si è avvicinata a quello che era il paese. Lì si diceva che c'erano delle persone che non erano perfettamente cattoliche, nel senso che non si comportavano nel modo giusto, anche perché era difficile in montagna andare a messa tutte le domeniche, anche quando nevicava tanto, era difficile comportarsi come erano i credi cristiani di quell'epoca. Allora cosa succedeva? Che i padri di famiglia, i capi di famiglia, dicevano anche messa in casa, e aprivano il Vangelo, leggevano la messa, dicevano i rosari, ma ai preti a quei tempi non faceva piacere questa cosa, anzi la vedevano come un prendere delle posizioni che la gente non doveva prendere, era il prete che doveva dire messa, non era il capofamiglia. Cosa è successo? Che quell'anno lì, con questa grande nevicata, si dice che si sono posizionati sulle tre cime principali tre diavoli a forma di gatto, di cane e di gallo. E hanno fatto nevicare per tutta la notte, e da quella notte lì anche il giorno dopo, dal giorno dopo ancora, il giorno dopo ancora. Si dice che ha nevicato per 3 giorni di fila. La gente del villaggio che era fuori, ad esempio quelli che facevano gli stagnini, quelli che stavano fuori dal paese, hanno cercato di tornare su verso il paesino, ma sono stati fermati da dei cristiani, diciamo, un po' più bigotti rispetto agli altri. E gli hanno detto: non andate su perché è successo qualcosa, sta succedendo qualcosa. A un certo punto la slavina è venuta giù. Nel momento in cui è venuta giù la slavina, il paese è completamente diroccato. Tutte le pietre sono franate e di tutti quegli abitanti, si parla di 25-30 persone, sono tutti morti. Da quel momento lì in poi il paesino di Pianprato si è spostato un più in basso, ha lasciato Prariunt, che era la parte più in alta, e si è posizionato dove oggi è il paese di Pianprato. Si può ancora notare che le prime case di Pianprato, in cui ci sono datate, non sono mai prima del 1711. Tutte le case vengono dopo, quindi qualcosa di vero oltre alla leggenda c'è. Cioè.